Ciao Pontida, ciao Bergen, ciao Padania. Oggi ho un duplice ruolo. Sostituisco il nostro capogruppo Bitonci, che ha dovuto fermarsi a Padova perché c'è la commemorazione e faranno una iscrizione nel comune di un nostro storico militante che è mancato, Giulio Mazzetto. Accanto a lui voglio ricordare Vittoria Cola, che a soli 19 anni nei giorni scorsi è venuta a mancare e proprio poche ore fa se n'è andato Aldo Maretoli, un nostro militante storico di Bergamo. E voglio ricordare a tutti quella pianta che simboleggia le nostre radici e tutto quello che noi dobbiamo a tutti coloro che hanno lottato. E ricorderò sempre quelli che in punto di morte hanno lasciato come indicazione testamentaria di mettere la bandiera della Padania o la camicia verde nella loro bara. Grazie, perché se hanno pensato in punto di morte a una cosa del genere, vuol dire che ci credevano. E noi abbiamo l'obbligo, il dovere di realizzare il loro sogno, l'articolo 1 del nostro statuto, che è bene sempre ricordarsi: noi siamo nati per l'indipendenza della Padania. Punto. E ora vi dovrò aggiornare del capitolo per cui da 20 anni mi occupo. Sapete che in giro, non solo da noi, ma in tutto il mondo, quel venticello lì sta soffiando e sta soffiando forte. Vediamo di dargli anche una mano a crescere. Io purtroppo mi devo occupare di riforme. Da una vita ce l'ho addosso. E devo dire che in questi giorni in cui il mitico Renzi si è svegliato dicendo che avremmo fatto per il 25 di maggio avremmo cambiato tutto. Sapete cos'è successo? Che mi fa un po' sorridere, perché per il PD io sono sempre stato maschilista, sessista, razzista, avevo fatto una riforma che spaccava in due il paese, ho fatto una riforma fiscale che avrebbe reso a pari acqua il Sud, e quando hanno dovuto scegliere il relatore delle riforme, chi sono andati a prendersi? Il sottoscritto, roba da matti. È proprio l'assassino torna sempre sul luogo del delitto. Ma mi viene anche da ripensare a quando il PD e Renzi sosterrero il no al referendum che abolì la riforma che avevamo già fatto e votato in Parlamento, altro che la loro di riforma. Però quando l'ho letta ho detto: ma io non faccio mica di mestiere il raddrizzatore di banane, perché per me quella cosa lì non la si raddrizza più. E per l'amor del cielo ho detto banana, ma nessun riferimento a bestie, perché sennò dopo mi fanno una testa così. Cosa si è deciso di fare? Dice che riduce il numero dei parlamentari, 630 c'erano i deputati e 630 restano. Dov'è la riduzione? La nostra era il dimezzamento, avevamo chiesto. Il Senato è diventato un affare, lo chiamano un dopolavoro ferroviario, perché ci hanno messo i consiglieri regionali, i governatori, i sindaci. Io ricordo il principio che ha portato Maroni a dare le dimissioni da segretario del Movimento, dicendo: un culo, una poltrona. Nel caso addirittura dei sindaci delle città metropolitane, sono sindaci del comune, sindaci della città metropolitana, presidente della provincia, e poi gli faccio fare anche il senatore. Ma quando diavolo lo trovano il tempo per far bene il mestiere? Ma quello che è allucinante è che ci hanno messo 21 nominati dal Presidente della Repubblica.
che è una cosa. Se voi vedete cosa fanno i senatori a vita in Senato, tranne rarissimi casi, sembrano dei pesciolini rossi. O non vengono, non parlano, boccheggiano e basta. Cazzo, ma se mangiano, perché lo stipendio lo prendono come se fossero lì a lavorare veramente. Ma il trucco, e che già Giancarlo vi ha anticipato, è che di fatto tolgono tutte le competenze alle regioni e le riportano in capo allo Stato. Bravo Renzi, hai fatto un colpaccio. Allora io oggi chiedo al popolo di Pontida che io vada come relatore a dimezzare il numero dei deputati. Due, i senatori non si nominano, si fanno eleggere dal popolo, e ho proposto che il sistema sia quello svizzero, per cui come ogni cantone fa la propria legge elettorale per i senatori, ogni regione farà la legge regionale per eleggere i propri senatori. Terzo, e è la cosa per me più importante, quello che ci ha impedito di realizzare il federalismo fiscale nei fatti è scrivere in Costituzione che i tributi propri di comuni e regioni non possono essere presi dallo Stato, come invece hanno fatto con l'IMU. Due, non è più possibile che le risorse che noi raccogliamo sul nostro territorio prendano e vadano da un'altra parte. I tributi devono restare a casa nostra. Vogliono fare la perequazione, è giusto aiutare chi è più in difficoltà, ma prima ti metti a lavorare e lo paghi come tutti gli altri, perché sennò non se ne parla più di soldi a fondo perso che vanno sempre verso il tacco del paese, cari signori. Tanti hanno un'idea distante delle riforme, però io credo che siano assolutamente indispensabili, perché per farvi un esempio, quando noi diciamo basta euro e chiediamo il referendum che faremo noi la settimana prima delle votazioni per chiedere sì o no all'euro, se non modifichi la Costituzione che vieta i referendum sulla materia trattati internazionali, non potremo mai farlo. I soldi non potremo mai pretendere il famoso 75% che resti a casa nostra. È possibile, mi raccontava l'altro ieri Maroni, lasciare in mano a Pisapia il potere di dire no alla Pedemontana, quando è una vita che noi lottiamo per quella strada. Provi ad andare a parlare con tutti quelli che fanno i pendolari sulla A4 di quanto bisogno abbiamo di questo. E soprattutto, se il signor Alfano potrà far le crociere per importare a casa nostra decine di migliaia di extracomunitari irregolari, altro che rifugiati, chiamiamoli col loro nome. Ma quello che sta accadendo è che ora imporranno ai comuni e alle regioni di portarsene a casa una quota. No, mi spiace, li portate a casa di Alfano e se li tiene lui nella sua benamata città. E per concludere, proprio per dimostrare, sapete che nei prossimi giorni c'è un processo, proprio tra poco, per un comizio che ho fatto in passato a Treviglio, e voglio allora dimostrare, perché l'accusa è per l'odio razziale, che io proprio mi sento un razziato e non un razzista, io voglio fare il gesto che hanno fatto nei giorni scorsi in tanti per dimostrare il loro non razzismo. Mi mangio anch'io la banana. L'ho presa piccola perché a me le banane non piacciono, però ho fatto lo sforzo. Però preferisco la frutta che cresce a casa nostra che le banane. Però voglio dire una cosa, tutti hanno diritto di mangiarsi la banana, ma a due condizioni. Prima, la banana te la devi comprare e pagare, non prenderla con la paghetta che danno quando arrivano in Italia. Secondo, ciascuno è pregato di mangiarsi la banana a casa sua, perché qualcuno
al difetto di buttare per terra le bucce, e se ce ne sono troppe di bucce qualcuno poi va a finire che si fa male con tante bucce in giro. E per dimostrare ancora di più che coi fatti dovremo portare a casa i risultati, martedì alle ore 9 depositeremo il quesito referendario, perché finalmente è andato in gazzetta e quindi lo possiamo proporre, per abrogare l'abrogazione del reato di immigrazione clandestina. E io credo che dovremo mandar via la gente per la voglia che avranno di firmare. Quindi un'altra sfida, portiamogliene 1 milione di firme per far capire che col periodo Alfano abbiamo chiuso. Buona Padania a tutti!